Eccoci, siamo qua in Alta Val Badia, Downey, una frazione sopra Selva Val Gardena. Il tempo non è granché. E allora ne ho approfittato per andare in giro ad assaggiare cose, per Masi. Insomma, il tempo lo si passa tranquillamente in relax e in modo molto bello in ogni caso. Allora, qui siamo in un maso, la stalla di Ploschhof. Vedete, attorno ci sono dei prati bellissimi. Qua dietro Selva Val Gardena, qua i prati e qui dentro la stalla, il regno del nostro caro amico Clemens, che andremo a sentire, col quale faremo due chiacchiere per sentire da lui un po' qual è il suo mondo. Che ho ricevuto il maso era proprio dopo il militare, no? Avevo appena 20 anni, sono arrivato dal militare, mio padre dice, beh, adesso hai fatto il militare, adesso bisogna che lavori e se voglio avere il maso, era una roba, con 20 anni, insomma una roba un po' che mi ha stupito, insomma, no, comunque sono stato contento. Praticamente mio nonno, sicuramente anche prima, avendo questo maso che è di circa 9 ettari, no? Questo a casa ci ho circa 1,5 ettari e gli altri prati ho in montagna ancora più alto, no? Sì, qua faccio due volte praticamente e su in montagna solo una volta, perché lì cresce pochissimo, diciamo, perché siamo a una certa altezza, siamo sopra i 2000 metri là e non cresce di più. E la stalla sì, è meno lavoro, però bisogna andare ogni giorno, anche quello è 2 volte al giorno, no? Quello è, diciamo, la roba più impegnativa, dove qualche volta che siamo come amici io devo venire a casa in stalla, no? Quello è il punto più debole, diciamo, se no è bello, mi piace. No. Vedo che hai pochi capi, sono delle misure, delle dimensioni di stalla che, ad esempio, nelle nostre zone in Emilia-Romagna non si vedono ormai più. Come riuscite a portare avanti la sostenibilità economica di lavoro con una misura che è d'altri Sì. tempi? Beh, economicamente non va, solo col latte non si può mantenere una famiglia, no? Diciamo, al giorno d'oggi piuttosto è un grande hobby da noi, no? E per fortuna si prende anche i contributi dalla provincia o anche dal comune, qualcosa, così si può, o si fa anche con questo lavoro, altrimenti solo col latte non ci conviene per niente. Per adesso il tuo lavoro con questi animali, da quello che mi hai spiegato, è dunque durante la cattiva stagione del brutto tempo loro stanno qua in stalla, sono qua ferme e poi vanno invece tutti i giorni in malga sui pascoli nella bella Sì, stagione. e le mucche, lì c'è un pastore che viene a prendere le mucche alla mattina, le porta al pascolo, non solo le mie, ma di tutto qua il Downey, la frazione Downey, la villa. Lui sta durante il giorno con le mucche, guarda se tutto va bene. Alla sera apre il cancello, le mucche sanno esattamente dov'è la sua stalla. Ah, perché sono mucche di diversi Sì, masi, diversi tutte messe masi. insieme e ogni mucca sa dove è casa sua. Sa, arriva e va anche nel suo posto. È una roba bella, da vedere, Ma una sì. mucca è una di famiglia. Sì, è vero, è vero. Sono pochi capi, ma li curi bene. E il latte di tutti voi, produttori di questi piccoli masi, viene controllato e voi siete bravi perché alla fine, nel tempo, vi viene riconosciuta una qualità che voi riuscite a costruire. Eh sì, noi portiamo il latte alla mattina sempre in paese dove sono tutti contadini là, ogni contadino ha un chip praticamente e lì vedono praticamente quanto latte c'hai, e circa 6-7 volte al mese prendono un campione e fanno le prove, lì si vede bene se il latte è a posto, no? E praticamente noi non lo sappiamo mai quando fanno i controlli, quello è anche giusto, è sempre un alimento che dopo va tutta l'Italia anche, no? E spero di riuscire a convincere tua mamma a farci vedere
almeno brevemente, così, i cannelli, come fa i cannelli? Perché mi diceva ha 98 anni, ma li fa ancora. Ah, sì, sì, lei il sabato vuole fare i cannelli, e quello è bello, se, quello è, diciamo, quello che mangiamo, okay, qua, la, quello è il, che viene o veniva mangiato il più, ma si faceva con edeli anche col fegato, con i spinaci e così. No? Dunque questa invece è una tradizione che è rimasta. Questa è una tradizione che è rimasta, sì, sì. Clemens, grazie, vedo che l'appetito loro ce l'hanno, ti saluto, sì. Ti lascio andare al tuo lavoro, grazie. Per questo contributo e dai, a presto, alla prossima occasione. Grazie. Ciao. Che posti meravigliosi! Alle mie spalle vedete il massiccio del Sassolungo e dalla parte opposta alle mie spalle sempre vedete il maso Ploche, un maso della tradizione di questi luoghi, della famiglia Senoner. Abbiamo già parlato con Clemens Senoner, ci ha fatto vedere la sua stalla, ci ha parlato del suo lavoro. Però, se vi ricordate, gli avevo anche chiesto se la mamma Caterina ci può fare il favore di farci vedere come si fanno i canedeli, i famosi canedeli, che da queste parti sono molto conosciuti e preparati. Ebbene, ci ha detto sì. Andiamo a casa sua e andiamo a vedere come prepariamo i canedeli insieme. Quali sono gli ingredienti che vanno nei canedeli? Quali sono le cose che ci vanno messe dentro? Oh, tante cose! Prima si deve fare piccolo il pane, tagliarlo, deve essere vecchio pane, no? Si può tagliarlo. Pane secco? Secco, sì, poi dopo si mette qualche cosa di verde magari. E poi tipo l'erba cipollina? Cipollina, sì. E poi magari un po' di lardo o una salsiccia, anche qualche cosa. Dunque si possono fare in tanti modi diversi. In tanti modi diversi, sì. Ogni famiglia ha la sua. Anche un po' di carne vecchia e tagliarla minuta. Metto giù prima la roba verde qui. Ho capito. Adesso si mescia bene. Poi si mette olio, perché deve venire soffice, no? Ah. Adesso si deve mettere il latte, un buon latte. Questo è il latte delle vostre mucche, ovviamente. Questo è buono. Oh, quello sì. È come farina uguale, tutto diventa uguale, anche le uova. Questi sì sono. Vedi che belle uova fresche. Sì. Ma queste anche sono le vostre qui del maso? Sì, ecco. Beh, ci vuole della forza anche per fare i cannelli. Certo. Dunque alla fine fa anche dell'allenamento, fa dell'esercizio. La ginnastica come le bambine. Vedi come sono le uova tutte ben mescolate. Certo. Deve venire la pasta un po' più dura, no? Se non si è capace di aggiungerle. Ah, ok. Adesso diventa ancora più faticoso. No. Tanta forza si deve. Ecco. Teresa ci sta aiutando, da dietro le quinte. Anche se Caterina ha in mano la ricetta. Vedi che bella massa, tutta uguale deve essere, no? Sì. Vedete, da qualche parte farina ancora. Perciò più si mescola meglio è. Certo. Vedi?
Caterina, questa è la misura media, giusta, che fa lei di solito? Sì, sempre così. Ma si possono fare anche più grandi o più piccoli? Ah, sì. Anche lì c'è la libertà di. In realtà i Queste canederli qui sono ci sono tanti. normali. Questa è la misura media, Media, come vedi. media, sì, così presa poco, poi anche di una un po' più grande, un po' più piccola anche. Vedi, questa è un po' più piccola. Quanto tempo devono stare a bollire nell'acqua? 10 minuti sicuri. 10 minuti circa. Signora Caterina, adesso i canederli sono pronti perché 10 minuti Sì. sono passati e li andiamo a prendere che li facciamo vedere. Sì. Belli. E questi possono restare nell'acqua fino a quando decidiamo di consumarli, possono rimanere ad aspettare nell'acqua. E Anche domani. si lasciano così, in Sì, attesa di essere sempre consumati. così. Signora Caterina, è stata bravissima, ci può dire un ultimo segreto? Io so che lei ha una bella età, quanti anni ha? Lo vuole dire? Se Sì, non lo. sì, sì, sì. Quanti Io anni ha? compio i 97 anni. 97 anni, Caterina, complimenti perché lei è veramente in gran forma, è simpatica e ci ha fatto vedere come si fanno questi canederli veramente con una grande maestria. Io sono convinto che l'aria di questi posti e della montagna le faccia bene perché è in gran forma. Grazie di tutto, Caterina, è stata molto gentile e a presto. Noi dopo ci assaggiamo i suoi canederli. Un altro anno sicuro. Ci vediamo il prossimo anno. Ciao Sì, Caterina. ciao, grazie. In collaborazione con